Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino, eccoci qua, vi portiamo nel quinto volume di Dragonero Mondoscuro, la Foresta d'Argento. Eccolo qui, è uscito il 9 marzo 2023, solito Bonelli, solito Dragonero e qualcosa da dire ce l'abbiamo. Innanzitutto prezzo 4,40 perché vi segnalo questo, perché sapete che lo spettro volante degli aumenti è qui che ci attende, anzi ormai... Le voci molto più che incontrastate dicono già dal mese prossimo. Lo scopriremo il mese prossimo, non parliamo, non facciamoci la testa prima di essersela rotta, anche se il taglietto già qua ce l'abbiamo. Iniziamo, iniziamo subito con la copertina di Gianluca Pagliarani, il disegno, Paolo Francescuto e i colori. E sti cazzi, cioè, posso dire solo così, veramente, veramente bella, tanto, tanto bella. C'è una Mirva incredibile. C'è Ian, abbiamo il concetto del, della nanicità nel, nel sottoterra della forgia, della costruzione del, della tecnica, visto che abbiamo il, comunque il tecnocrati rappresentati da mirva, è veramente bella, ragazzi, davvero bella. Tra l'altro abbiamo l'illuminazione fatta da quelle due o tre lampade che pendono, che danno quella luce, il resto è buio. Davvero bella! Unico appunto, secondo me, perlomeno, è l'armatura dei nani. cioè Preferisco di gran lunga il come viene rappresentato il, il nano con un'armatura molto più, non voglio dire basilare, ma, ma meno accrocchiata, costeali, che mi piace poco rispetto a quella che poi in realtà vediamo nella storia. Ecco, magari avrei. Sarei rimasto con un design che richiama quello della storia, non attaccandoci ali, mh, cose varie. Non mi è particolarmente piaciuta in questo caso. Di primo acchito, sì, perché fa arredo in copertina, però poi leggendo la storia, mi rendo conto che i nani sono più. Um, come posso dire. Più ligi alla, alla praticità, ecco, che all'ornamento. All Queste sono armature che un po' troppo ornate, che secondo me sembrano un po' più elficheggianti, passatemi il termine, più da elfo costeali che quelle da nano. A parte questa cosa, che comunque però ripeto, in copertina stanno bene perché fanno figaggine e cazzutaggine, però poi in realtà cozzano un po' con quello che è in realtà lo spirito dei nani. A parte questo, copertina realmente ben fatta, bella davvero. Che dire... Andiamo avanti. Entriamo e troviamo un editoriale cronache dall'abisso un po' particolare. Luca Barbieri è costretto a fare un tagli e cuci, rimandi vari ed eventuali, più pubblicità al volume furto di Mirva, perché li chiamo volume furto, perché i volumi da libreria di Dragonero, soprattutto gli ultimi usciti, Gmorian, quel futuro Mirva e penso Alben. Eh sì, insomma, sono 18 euro per avere pagine in bianco e nero o sottilettone lettoni. Cioè, decisamente avrei preferito un singolo volume che raccoglieva tutte queste storie a ah, 25 euro e via paura, eh. Così mi piace veramente poco. Sono dei furtarelli, ecco. Dragonero, però, su questa cosa ci sta un po' abituando. Purtroppo, almeno in libreria. Comunque, tornando a noi, ci fanno questa simpatica. ci fa questa simpatica disamina per spiegarci bene alcune cose perché vedremo situazioni, luoghi, attitudine mentale soprattutto con Mirva che fanno riferimento ai paladini o meglio alla Dragonero Adventure perché andremo a vedere il luogo di nascita di Mirva e Ian, dove hanno vissuto la loro, la loro fanciullezza dove ci sono dei ricordi anche tristi che abbiamo visto all'interno del, della saga di, de, di Dragonero la, delle Regine Nere quindi eh, che dire ragazzi... Vedremo anche, vedremo anche ehm, un ritorno di una creatura che abbiamo conosciuto molto prima. Insomma, ci fa un simpatico mergione che serve assolutamente per capire molto bene questo albo. Perché è un albo che in effetti è calato parecchio nel mondo dragoneriano: c'è cioè parecchio da riunire per inscatolare tutto. Questo non voglio dire che non potete leggerlo se non avete letto i, ve lo dico subito, 117 numeri precedenti di Dragonero più le collaterali. Però sicuramente due o tre puntini, paletti, che potete anche approfondire in separata sede, vi serve averli. E questo editoriale, fatto bene, assolutamente da Luca Barbieri, ci permette di avere questi puntini. Quindi ben fatto. Apro, chiudo parentesi in terza di copertina per la dubbia scelta aziendale, non di Dragonero, ma proprio dell'azienda Bonelli, di fare questi omaggi a Tex la Mano Rossa con queste copertine che bah, lasciano un po' il tempo che trovano dal mio punto di vista quindi il prossimo l'isola degli orchi avrà una copertina poser che in realtà non c'entra una beata fava con quello che sarà all'interno se non che c'è Ian e varrà così per tutti gli albi Bonelli di aprile, quindi vabbè, la potete già vedere tra l'altro io vorrei capire chi ha deciso di metterci quel verde orrendo che sembra verde vomito davvero una roba brutta <ride> vabbè comunque mi, spia mi spiace vedere una copertina un po' buttata alle ortiche sapete Bonelli cosa sarebbe stato figo? se invece di fare così avreste, fa avreste fatto una stupidata ma una stupidata grossa però è divertente rifare esattamente la copertina di Tex con il personaggio principale nelle vesti di Tex e al posto del messicano mettere il comprimario principale o uno dei comprimari a scelta. Rifarla così. Sarebbe stato stupido. Assolutamente sì, ma sarebbe stato divertente e con una personalità molto più spiccata di sta roba che secondo me un po' non sa né di me né di te. Va bene? Ma ora entriamo nel nostro albo Entrando nell'albo non possiamo non partire dai disegni di Antonella Platano che ragazzi c'è ben poco da dire, mano magnifica Silveride, vediamo, il, vediamo un po' il, ancora il mondo di Dragonero, vediamo un po' cosa succede fuori dalle città che non hanno mura, come ci si diventa dagli abomini che stanno facendo questa invasione Vediamo delle tavole incredibili. Andiamo a ripescare un passato di Jan e di Mirva che si lega profondamente al loro recente, un passato molto passato, che si lega profondamente al passato recente, che si lega profondamente al futuro. Un futuro che non riguarda solo loro, ma gli interi tecnocrati, perché la torre dei tecnocrati sta venendo ricostruita con un giochetto che Mirva ci spiega. E tanto è bellissimo rivedere Mirva che è inutile negarlo, uno dei personaggi che mi piace di più nella saga dragoneriana, ma proprio il concetto di Mirva, che è poi il personaggio che mi piace meno per come è diventato nei cartoni animati, è stato un po' troppo trasformato come estetica, mi piace di più la Mirva canonica. Però al di là di quello, andiamo a rivedere un sacco di, eh, di classicismo dragoneriano, andiamo a rivedere Silverhide, andiamo a parlare di eh, fatti e persone che non ci sono, andiamo a vedere queste piante queste piante luminose che ci sono come posso dire che fanno la differenza ragazzi che sono veramente particolari adesso vi racconto come si chiamano queste piante che si chiamano l'albero luce è davvero molto molto interessante vediamo anche come mirva affronta le cose come mirva è diventata poi una una donna mh, che trascende il suo uh, il suo status di donna Chiariamoci, non è sessismo. Però Mirva è l'equivalente in casa bonelli di quello che fu l'ex. Che è la donna pronta, dura, cazzuta, che riesce a tenere testa e addirittura a mettersi a fianco dei rudinani che sono qua con Coprolite e compagni a darle una mano. Doro che la chiamano Mastra. Che insomma. Mirva si è ritagliata questo grande spazio di, di ricostruttrice di una tecnologia. È la parte buona della tecnologia, la parte della scoperta, la parte della voglia, la parte del eh, come posso dire? La parte dell'amore. E tutti questi disegni danno quest'idea. I nani sono fighi, ian è figo, però tutto questo, secondo me, è ben. È ben raffigurato, ecco, è davvero molto molto interessante ragazzi. Gli ambienti sono incredibili, c'è l'idea del cantiere, la profondità, le vignette che hanno un respiro ampissimo. Bello, davvero bello, disegnato veramente bene. Io posso dirvi che qualunque vignetta voi apriate, qualunque pagina voi guardate, troverete un qualcosa di veramente figo. Riallacciandomi a quello che vi dicevo sulla copertina. È quasi un peccato che in copertina abbiano voluto adornare un po' troppo le armature dei nani perché secondo me quello che si vede qui all'interno di questo albo Antonella Platano l'ha fatto bene, cioè i nani sono pragmatici, sono eh, concreti, niente fronzolame, armature che proteggono, armature che difendono, non serve il fregio, la fighettata bella, loro serve che sia potente. Pagina a parte, capitolo a parte, sia per la spada sia per l'ondina e sia per il discorso che, che fa Iane, ecco, che è molto importante e probabilmente apre una grossa finestra per il futuro. Andiamo alla storia. Beh, la storia ve l'ho un po' già spoilerata. È di Luca Enoch, mette al centro Mirva il suo nuovo asset, quindi quello di ricostruttrice, di riportatrice della, tec de della tecnologia e di affiliazione con i nani, cioè lei i nani stanno lavorando per riportare i tecnocrati e i nani mettono a disposizione le loro conoscenze. Qui poi serviranno in particolare a Ian per una missione che riguarda la sua spada, una spada che assume una sua connotazione di personaggio all'interno della saga, non è una semplice spada e lo capirete leggendo, non voglio esagerare con gli spoiler. Comunque questa parte di storia sarà proprio dedicata alla spada di Ian che sarà l'elemento che fa muovere, oltre ovviamente a un elemento più generale di riconquista di zone. È bello, sì, è molto bello, anche perché Luca Enoch unisce molto bene i tasselli e ci dà un grosso, un grosso affresco. Però è di contro, e qua ragazzi apro un attimo la parentesi, brutta, bruttina, è un... Po' stancante nel senso che abbia, siamo reduci dal ribelle, che è stato fatto in un certo modo. Quindi avevamo l'azione già all'ingresso con noi che dovevamo recuperare con i flashback, eccetera, ricostruire la, la situazione del mondo e trovarci poi a vedere anche il presente. E cosa facciamo dopo questo, questi cinque anni? Più o meno? C'è stato parecchio, cioè. Parecchio sto ribelle. Adesso vado un po' a memoria, correggetemi le date, tanto sicuramente dirò una cazzata. E adesso ricominciamo con una serie con il numero uno. Con lo stesso identico meccanismo, arriviamo a cose già fatte. I personaggi stanno, sono già eh, partiti per un nuovo asset. Andiamo a scoprire cosa stanno facendo. Nel frattempo andiamo a vedere un pochino come è fatto il mondo. e Secondo me è un po' stucchevole, mi dà un senso grosso di, di déjà vu con la saga precedente, perché alla fine stiamo facendo la stessa cosa. Cioè stiamo riguardando cosa è successo, lo scopriamo pian piano, scopriamo dei tasselli. Non lo so ragazzi, a me è un pochino stancato questo giochetto. Non che Dragonero sia brutto, però mi sembra un po' troppo legato alla stessa identica meccanica. Non so cosa avrebbero potuto fare. Però, sinceramente, io un filo di noia, un filo di ancora ce l'ho avuto. Senza contare che eh, adesso abbiamo preso Mirva. Il prossimo prenderemo Kmor. Poi, e il cuore è quello che abbiamo un po' visto anche nel presente passato. Alla fine ci fa una grossa mazzulata con gli abomini. Succede qualcosa per la quale si vince, si riconquista il pezzettino o si porta a casa la pellaccia. Fine. Intanto, però, vi abbiamo fatto vedere il personaggio X che fine ha fatto o oh, che cosa stiamo facendo nel mondo intorno. Sinceramente trovo questa meccanica un po' stucchevole, io spero che sia solo per i primi numeri, poi si cambi registro, si vada a portare qualcosa di un po' più attivo, un po' più profondo, un po' più di faccia a faccia che i tassellini e spero che non ci siano albi filler o comunque eccessivamente lenti nella saga perché se no si rischia di riprendere quei difettucci che abbiamo visto precedentemente. E una volta va bene, due volte è diabolico. E no, non c'entrano gli abomini. Ve lo consiglio? Sì, ve lo consiglio, perché ovviamente lasciare sul, sullo scaffale dei disegni così, un volume dove c'è Mirva, vietato lasciarli sugli scaffali quelli. Però in generale spero che la trama, che l'affresco di Mondo Oscuro sia un po' meno legnoso e macchinoso di quello che è stato il ribelle. Spero che abbiano fatto tesoro di ciò che sono state le critiche, perché dobbiamo dirlo, le critiche a quella saga che, ripeto, non è stata brutta, però si è andata un po' a pestare i piedi da sola. Speriamo che questo limiti i difetti e ci porti una saga non eccessivamente stretta e sbrigativa, ma neanche diluita con l'albo col dettaglietto e basta. Qui stiamo giocando su un terreno che abbiamo già tra virgolette visto vediamo se le cose cambiano andando avanti intanto Dragonero è lì, è il quinto volume di Mondo Oscuro siamo ancora in un, in un war building, in un setup iniziale quindi da leggere con la consapevolezza però che l'editoriale è molto importante per capire bene tutti i riferimenti che ci sono all'interno della storia per questo sì, è un album molto trasversale Ve lo consiglio? Beh, sì, provateci, provate assolutamente. Poi, al massimo, non comprate quelli dopo. <ride> Scusatemi, però fidatevi: se lo sfogliate, guardate i disegni, non lo lasciate sicuramente in edicole. Alla prossima.